L'Isola della Malinconia di Carmela Pregadio, prima opera classificata nella sezione Racconti autobiografici, prima edizione Trinachia, premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche dedicata alla Sicilia, gli anni 40-45. La rivedrai la tua Sicilia, cara. Aveva scritto così il professor Max, l'insegnante di italiano, alla fine del mio tema in classe in terza media. E io ero felice, come se mi avessero dato una laurea ad onore. Il mio tema aveva commosso il professore. Niente di più ambito a quell'età e in quel periodo della mia vita. Avrei voluto mostrare il giudizio del professore ai miei compagni, ma un suono forte e sinistro di sirene mi costringeva a rientrare di corsa a casa. C'era l'allarme, eravamo in guerra e potevamo seguire bombardamenti. Entravo di corsa nella mia casa e vedevo arrivare trafelato anche mio fratello. Mia madre ci aspettava in giardino, aveva sentito le sirene e non sapeva se era meglio aspettarci o correrci incontro. Ma noi arrivavamo prima che lei sciogliesse il dilemma. Stavamo nella grande cucina. Il mio nonno si metteva sotto i grossi muri maestri della casa e ci invitava a fare come lui in attesa del cessato allarme. La sera, dopo mangiato, ci raccoglievamo in salotto al buio perché c'era il coprifuoco per sentire Radio Londra. Da 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 da, qui è Radio Londra che vi parla. E noi aspettavamo le notizie sullo sbarco in Sicilia, dove eravamo rimasti i miei nonni materni e il piccolo figlio di mio zio che era stato affidato a loro. Mio padre medico poteva uscire anche con il coprifuoco. Mia madre aiutava la cameriera a sparecchiare per esorcizzare la paura. Mia zia stava con lei. Noi ragazzini stavamo attaccati alla radio, attraente come tutte le proibizioni, il volume al minimo, anche se la nostra casa era isolata. Mio zio, che non aveva una buona salute e per questo viveva con noi, pensava a suo figlio e stava in silenzio mordendosi il labbro. Quando accendeva il cerino per la sigaretta, intravedevo i muscoli contratti del suo viso. Non parlavamo di nulla, si ascoltava e si aspettava. Durante la guerra morì per la vecchiaia mio nonno paterno e con lui se ne andava un pezzo di Sicilia. La Sicilia imprenditoriale, forte, proiettata verso il futuro, capace di intuizioni moderne e di imprese ardite, purché non sfiorassero le tradizioni della famiglia e il ruolo delle donne. Morì nel 41 e non vide la nostra casa riempirsi di parenti rimasti separati dal sud per la linea gotica e militanti, alcuni tra i fascisti, altri tra i partigiani. Mio padre accoglieva tutti e mia madre organizzava la nostra vita. Realizzavamo di fatto una conciliazione politica basata sui legami di sangue. Noi bambini percepivamo la Sicilia dai linguaggi che sentivamo parlare e dai modi, dai gesti, dalle storie di questi parenti che ci apparivano tanto diversi dalla gente del nord che frequentavamo in paese. Ci sentivamo sempre più simili a loro e arricchiti dalla conoscenza di una civiltà, di un mondo che ci appariva estremamente interessante. La guerra finì e tutti quei profughi che avevamo accolto tornarono alle loro case, per fortuna senza subire sanzioni politiche, ma lasciandoci un grande vuoto, una separazione non tanto personale quanto culturale, anche se eravamo troppo giovani per prenderne del tutto coscienza. Arrivò a casa nostra un'altra Sicilia, quella dei miei nonni materni. Si annunciava con una grande cassa di legno verde piena di frutta secca, arance, ciambelle, pasticcini ripieni di pistacchi, bucellato, cotognata. Poi arrivavano i nonni e Saro,
quel bambino che era rimasto in Sicilia durante la guerra. Saro ci divertiva moltissimo, facevo quello che a noi non sarebbe mai permesso, aveva una parlata stretta e fatta di espressioni dure e di parolacce, atteggiamenti da ribelle. E oggi diremo da mafioso, ma era anche troppo giovane per mettere paura. Piano piano, la presenza del padre, la dolcezza di mia madre e il nostro affetto di cugine lo plasmarono e si addolcì. Mantenne però quell'amore del lusso, dell'eleganza, del benessere, senza far nulla, di certo, giovanotti dell'isola. Ora la nostra attenzione era tutta per la nonna Lucia e il nonno Rosario. Lei esprimeva amore nei nostri confronti in mille indicibili modi, quasi senza parlare. Ci dedicava sguardi attenti con quegli occhi ridenti particolari, uno azzurro e uno grigio, che la facevano somigliare a uno spiritello delle favole. Era vivacissima, aveva un intuito tale che non ti permetteva di nasconderle nulla, ma anche una dedizione commovente verso tutti i componenti della famiglia. Ci voleva belli, forti, non accettava piagnistei o mal di testa. Si doveva reagire, sempre. Da me avrebbe accettato che non volessi studiare e che mi dedicasse all'idea del matrimonio, ma io, con dispiacere dei miei nonni materne, figli di una Sicilia, vorrei dire feudale, avevo il DNA di mio padre e feci cose da uomo, secondo loro. Era divertente assistere alle lite dei miei nonni per gelosia. Appresi con meraviglia che si poteva essere sospettati di corteggiare la cameriera e di altre cose di questo genere. Le liti avvenivano sempre in presunto segreto e poi non se ne parlava più. Quindi io e mio fratello non capimmo mai se erano fantasie di mia nonna o verità nascoste. Ma tante erano le verità che per noi bambini dovevano rimanere nascoste. Le discussioni più drammatiche, alle quali partecipava anche mia madre, si svolgevano per decidere a chi sarebbero state assegnate le proprietà dei nonni. Correvamo nomi che corrispondevano alle varie proprietà: Sinopoli, Cannaretta, Marano e soprattutto Rancidito, di cui si parlava come di un giardino dell'Eden e che io oggi vedo come i luoghi della Sicilia descritti da Ercole Patti nel suo romanzo Un bellissimo novembre. Mio zio, il maschio della famiglia, proprio perché maschio e per di più con poca salute, voleva diseredare la sorella, che era da lui amatissima, ma femmina, e sposata con una persona che poteva sostenerla. Una persona che poi apparteneva a quella Sicilia che conta sulle proprie forze, sul proprio coraggio e crea, spesso abbandonando l'isola per trovare idonei campi d'azione. Mio padre, infatti, non entrava mai in quelle discussioni e dava a mia madre un appoggio disinteressato. Altrove erano le sue aspirazioni. Mio padre era sicuro di sé. Aveva annunciato al grande albergo che possedeva Enna per esercitare con passione la professione medica al nord e godere delle possibilità di aggiornarsi e di frequentare grandi centri del sud. Mia nonna guardava sbigottita mio zio, questo suo figlio di poca salute. Voleva proteggerlo, ma voleva che anche noi, mia madre, io e mio fratello, non rimanessimo senza proprietà, anche perché la concezione di vita di mio padre, così lontana dalla sua, la spaventava. Mio nonno diceva poco, ma guardava mia madre, quella sua figlia bellissima che gli aveva dato solo gioie, con quella pelle chiara dove non puoi immaginare una ruga, con quegli occhi grandi e grigio-azzurri di tante donne del centro della Sicilia, e gli si inumidivano gli occhi, gli si curvavano le spalle, ma sentivi che era risoluto, non si sarebbe piegato. Così noi ragazze cominciammo a conoscere la nostra Sicilia in una mappa fatta di case, di terreni,
che avevano dei proprietari e avevano dei pretendenti. Ma raggiunto finalmente una specie di accordo, si cominciò a parlare d'altro, a progettare di andare a vederla, quella Sicilia, finalmente. I nonni sarebbero partiti, c'era da fare il raccolto. Dopo la scuola saremmo partiti noi, mamma, mio fratello, io ed una cuginetta che abitava al nord, ma voleva fare quel viaggio con noi. Mio padre non poteva lasciare il lavoro e non ci avrebbe seguito. Del resto Enna per lui era la cappella dove erano sepolti tutti i suoi cari, e questo gli provocava una profonda e malinconica inquietudine. Un giorno sarebbe tornato laggiù e avrebbe portato al nord tutte quelle bare che erano la sua famiglia. L'isola nel 45-50. La prima immagine di quel viaggio in Sicilia mi porta nella mente un treno. Un lungo treno, abbastanza scomodo, dove io siedo tra mia cugina e mio fratello, che cercano di addormentarsi sulle mie spalle. Una a destra e l'altra a sinistra. Io mi sento utile e importante, sto curando i piccoli. Lascio in pace mia madre che è seduta davanti a me, assorta in pensieri per me inaccessibili. Non so se tristi, certo, non da condividere. Un momento più vivace, l'attraversamento dello stretto, e poi un altro treno, ancora più scomodo, ancora più nero. Poi non ricordo nulla, solo l'arrivo al paese, Pietra Pezzia. Dopo chilometri di campagna e la casa dei nonni, proprio sulla piazza del paese, dove si passeggiava dopo la controre. Si vedono strade fatte a scale e in una di queste c'è il palazzetto del mio bisnonno. Ci andremo domani. Mia nonna ha preparato al meglio le camere. Ci sono i lumi a petrolio, per cui la sera si crea un'atmosfera romantica. Femmine tira, vide la disira. Nello specchio, alla luce della lampada, mi piaccio, ma non sta bene mostrare certi compiacimenti. Sento mio nonno in cucina che dice: Carmelina grande si è fatta, mi raccomando, pochi complimenti, che la testa ci guastano. Domani si andrà a salutare il bisnonno, il capo famiglia. A lui si dà del voi e si dice: sa benedica, vostra signoria mi benedica. A me e a mio fratello viene da ridere, ma solo quando ci dicono che dobbiamo fare così. Ma quando entriamo nella grande casa in cui i salotti si rincorrono e vediamo il nonno, anzi, il bisnonno, seduto dietro una grande scrivania intento a tagliare cedole da non so quali buoni fruttiferi, sembra quasi ovvio baciare la sua mano e pronunciare quel saluto. E bravi. Ora andate a conoscere la bisnonna. Adelina, accompagnali tu. La bisnonna ha avuto 13 figli, tutti vivi, tutti aspiranti all'eredità, con grande disappunto del figlio maggiore che anno dopo anno vedeva comparire nuovi eredi che minacciavano un patrimonio, anche se sarebbe bastato per tutti. I parti e la vecchiaia avevano distrutto la bisnonna, che era stata relegata in una stanza della casa dove l'accudivano cameriere fidatissime e affezionatissime. Conobbi le criate? Un termine feudale. Erano le creature dei padroni, per questo si chiamavano così, e con i padroni vivevano spesso fino alla loro morte. La bisnonna, nel buio della stanza, era illuminata da piccole lampade e ripeteva: astutate sta cannila, astutate sta cannila, testimoniando una tatica preoccupazione per la tutela del patrimonio che mio padre ignorava del tutto. Ci avvicinammo al letto, era una creatura scheletrica con una testa di capelli bianchi e lisci che ci afferrava per un braccio e chiedeva: tu così, tu così. Era inutile spiegare, non sarebbe arrivato nulla.
E così tutte quelle belle sale, quel bel vecchio seduto regalmente alla sua scrivania, avevano nel cuore quella ferita. Le ferite in Sicilia erano più profonde e più nascoste. Questo pensai. Fui contenta di tornare alla casa dei nonni. Dal balcone si vedeva la piazza ed era l'ora del passeggio. Così animata e piena di giovani la piazza era una vera attrazione per me, anche se quei giovani passeggiavano lì solo per dirsi quanto sognavano di evadere. Stavo lì, al balcone, anche cercando di ravvisare mio fratello, che sapevo in piazza, quando fui richiamata da mia nonna. «Va, rientra, che tuo nonno non vuole!» «Ma perché?» «Come perché? Giù solo maschi ci stanno!» «E se mentre tu guardi giù, quelli guardano su, ma che cosa possono pensare?» Mi avvicinai a mia madre, cercai rifugio nelle sue braccia. Lei capiva me che venivo da un altro mondo, capiva loro che aveva conosciuto sulla sua pelle e il suo cuore si malinconiva e taceva. Comunque in paese restammo pochi giorni, si doveva andare nella casa di campagna per controllare il raccolto. Il viaggio si fece a cavallo e già quella fu una forte emozione, col sole, la campagna, anche se non ci eravamo messi in viaggio nel tratto pomeriggio. Mio nonno era in tenuta da caccia, sapevo che avrebbero portato anche il furetto per la caccia a lepri e conigli selvatici. Mamma mi parlava del nonno, di quando l'aveva salvata da un cavallo imbizzarrito che si era messo a correre inaspettatamente. Lui correva a suo fianco e gridava «Tieniti forte, forte!» Ma la bambina non mollava, si era comportata in modo coraggioso. Io non facevo fatica a immaginare quella bambina di porcellana che doveva essere stata mia madre, abituata al silenzio, a sentirsi dire muta, tu a star muta, anche se con affetto, rivelare una forza, un'energia insospettate, che poi era amore per la vita. Ma io, sorpresa da mille visioni e da mille pensieri, finii col cadere da cavallo. Non me ne accorsi del tutto, forse fu un breve malore, ma mi ritrovai a letto, in un letto che mi sembrò grandissimo, e vidi sfilare i nostri contadini che si scusavano perché io ero caduta. Ma come? La piccirida veniva in campagna ed ebbe a cadere. Io mi sentivo una regina, non mi aveva mai trattato così a casa mia la mia cameriera, la Pina, che ci faceva correre con la sua parlata trentina, anche se ci amava moltissimo. Tra i vari contadini venne anche la figlia del fattore, che in gran segreto ci disse «La camera di Ninì t'hanno dato». Ninì era la zia Ninì. Viveva a Milano con il fratello di mia madre e io le volevo molto bene. Ma che ci faceva lì, in campagna, circondata da un alone di mistero? L'avrei scoperto più tardi, a Milano, dove si potevano dire tutte quelle cose che giù si doveva far finta di ignorare. Ninì era stata la prima donna importante nella vita di mio zio e lui se l'era portata in Sicilia perché era incinta. Allora non sarebbe stato possibile avere il bambino fuori dal matrimonio, senza subire sanzioni dalla famiglia, e cioè mettere in pericolo l'eredità. Ninì visse la sua gravidanza nascosta in campagna e tutti fecero finta di non sapere. Nessuno la vide, solo un braccio esponeva attraverso la porta per prendere il latte e altre cose necessarie. Solo poteva vederla mio zio. Quando il bambino nacque, lo diedero alle suore, alla ruota. Non l'ho mai saputo. Ho saputo molto più tardi che mio zio aveva incontrato a Milano un ragazzo che poteva avere l'età di suo figlio, cieco, e l'aveva aiutata ad attraversare la strada. E per uno strano impulso, lui che era molto schivo e di poche parole, aveva chiesto al cieco «Come ti chiami?» e l'altro aveva risposto «Angelo», che era il nome di quel bambino abbandonato.
Per questo, anche per questo, Saro, in Sicilia con i nonni, durante la guerra, il secondo figlio di mio zio, diventava lo spettro di una possibile tragedia. Io associavo queste e tante altre storie familiari alla bellezza dei luoghi, ma in quelle distese di olive, di noci, dai fusti antichi e ritorti, non riusciva a scindere gioia e dolore e rimaneva in quello stato di profonda adesione alle contraddizioni del mondo che mi dava una grande malinconia. Dopo la caduta da cavallo, in cui peraltro non mi ero fatta nulla, ci furono le serenate sull'Aia, la sera, fatte da contadini per allegrare la nostra vacanza. Quello che in paese non era possibile, qui sembrava quasi permesso, e io potevo ballare con i miei cugini, anche se non potevo dare loro del tu, senza metterli in imbarazzo. Durante il giorno avevamo fatto la caccia col furetto. Il caldo, il gioco, la morte dell'animale mi sembrava riempissero l'aria di una sensualità che non mi piaceva. Non aveva la dolcezza del ballo di notte sull'Aia, con un mio cugino che mi piaceva tanto e sapeva di tabacco, di uomo. Durante la caccia al furetto mi ritrovai sola. Ad un certo punto con un cugino che non mi piaceva, ma che era fedelissimo di mio nonno. Forse questo suo rapporto privilegiato con mio nonno, forse il caldo, forse quell'atmosfera che saltava i sensi, lo spinsero ad avvicinarsi tanto che provai la paura che volesse baciarmi. Io mi ritrassi di colpo e vidi nei suoi occhi desiderio e dolore. Sentiva di essere stato sul punto di tradire la fiducia di mio nonno. Così, ogni gesto, quello che a nord sarebbe stato un banale bacetto, si caricava di infiniti significati, di grandi emozioni. I giorni passavano, si doveva pensare alla partenza e tornare da mio padre, alla scuola. Mio nonno ci faceva sedere sotto i noci e ci insegnava come aprire le noci senza fatica, poi chiamava il contadino e si faceva portare i fichi d'India. Io guardavo con grande stupore mio nonno, magrissimo, seduto con le gambe accavallate, una sotto la gamba destra, come per sostenerla, e l'altra che accarezzava la coscia fino al ginocchio, lentamente, in attesa che il contadino, inginocchiato vicino a lui, gli porgesse i fichi d'India magistralmente sbucciati e chiedeva: «Il vino, com'è quest'anno?» «Com'è il vino così all'usare, che se lo vive?» rispondeva il contadino. A quel miscuglio di devozione e impertinenza mi facevano pensare al teatro. Tutto in Sicilia mi sembrava degno di essere rappresentato. Comunque, si tornò al paese, si organizzò l'ultima festa per gli addii e partimmo, io, mio fratello e mia madre, ognuno a suo modo ubriaco d'affetto, di attenzione, di calore, di bellezze, di angosce, di domande, incompiute. La Sicilia degli anni 50. Tutta la malinconia della Sicilia sembrava essersi impossessata di mio fratello. Lui portava a casa nostra, nel nord, atteggiamenti duri, da uomo vero, e insoddisfazioni profonde. Avrebbe voluto essere un dominatore, come mio padre, ma non aveva passioni profonde, non aveva aspirazioni che lo spingessero a realizzare sogni importanti. Era tormentato da una grande insoddisfazione di sé. Sì, avrebbe voluto essere come mio padre, un pioniere, un ragazzo del 99 che in guerra si portava libri di medicina per realizzare il suo sogno, al ritorno, ma non ne aveva la determinazione né lo spirito di sacrificio. Era nell'età dell'adolescenza e anche questo gli dava sofferenza. Come molti ragazzi, anche senza una vera ragione, era insoddisfatto del suo corpo. Si giudicava troppo piccolo di statura e temeva insuccessi con le donne che cominciavano ad esercitare una forte attrazione su di lui. Profondamente lacerato dalle contraddizioni in cui viveva, finì col tentare il suicidio.
suicidio e omicidio mi sembravano profondamente legati alla cultura dell'isola. Nella mia grande famiglia si raccontavano molte storie di giovani che avevano tentato di morire perché amavano la vita, ma non ne reggevano il peso. Del resto, in una natura fatta di colori forti, di sapori forti, di mare, di fuoco, la natura diventava giustamente dominante e la morte rivendicava la sua parte nel ciclo naturale della vita. Comunque, Carlo, mio fratello, non morì, ma mio padre non accettò quel gesto. Doveva passare del tempo per sanare quella ferita e decise di allontanarlo da casa. Sarebbe andato per un periodo con mia madre in Sicilia. In quella circostanza, non so con quali scuse o con quale gioco delle parti, mia madre non tornò al suo paese. Fu ospitata a Palermo da parenti molto vicini a lei. I parenti palermitani non erano chiusi, taciturni, di modeste pretese come quelli del paese. A Palermo c'erano i parenti più ricchi, le case più belle, la vita di società, i salotti, le feste. Per mia madre tornare a quel mondo che da ragazzina aveva appena sfiorato fu una grande gioia. Le sembrava naturale che anche mio fratello potesse goderne. Doveva solo curare la sua salute per i postumi della ferita al torace che si era preoccupata e divertirsi. Mio padre era lontano, non c'erano confronti né rimproveri. Ma per mio fratello non era così. Si sentiva sicilianissimo e insieme desiderava tornare dove aveva vissuto fin da piccolo, nel nord. Era lacerato dalla situazione. Tutto gli sembrava che lo soffocasse, come un carcere, un collegio. Anch'io andai a Palermo, in quegli anni, per rivedere mia madre. Feci il viaggio da sola. Ero poco più che ventenne, ma nessuno si meravigliò. Presi di nuovo un treno, non molto confortevole, attraversai lo stretto, senza toccare cibo. Per un insieme di emozioni mi ritrovai su un altro treno, ancor più scomodo, che subì un guasto, e si fermò per parecchie ore in aperta campagna. Ricordo i ragazzini che passavano vendendo le banane, ma erano calde e non mi attiravano. Vicino a me si sedette un giovanotto con viso interessante, occhi grandi, chiari, un'espressione intelligente e un sorriso a mezze labbra che lo faceva assomigliare a certi attori americani. Era gentile, ma sembrava molto sicuro di sé. Si comportava come se mi avesse conosciuta da sempre. E, ad un certo punto, vinto dalla stanchezza, si appoggiò sulla mia spalla e si addormentò. Io lo guardavo, ma tutto mi sembrava naturale. Pensai che quel ragazzo non stava bene e mi venne da ridere, ricordando il mio precedente viaggio in Sicilia, in cui facevo da cuscino a mio fratello e a mia cugina. Comunque, arrivammo a Palermo. Scendemmo dal treno e ci salutammo, ma quello fu l'unico volto che riportai nel nord, con me, oltre a quello dei miei cari. Io non mi mai sarei fermata a Palermo. Dovevo tornare a casa, dove mio padre era solo, e dovevo frequentare l'università. Allora gli zii, baroni e baronesse, si diedero da fare per organizzare delle feste, per me. Mi portarono a Mondello, nei più bei caffè della città. Ma non visitai molti luoghi d'arte o di storia. Stavo con la Sicilia borghese e leggera, autoreferente. Passeggiavo per Via della Libertà. Entravamo nei grandi palazzi degli zii. Andavamo alla favorita e mia madre, tra ammiccamenti e sorrisi, mi lasciava intendere che c'erano parecchi corteggiatori interessati alle zie. Così ogni tanto qualche elegante signore ci avvicinava, salutava con garbo, diceva cose che facevano ridere le zie e si scambiavano taciti appuntamenti per i pomeriggi a venire. Non seppi mai se tutto si riduceva a questi innocenti corteggiamenti. La sera si mangiava molto tardi, si chiacchierava in qualche salotto e poi si andava a dormire. Qualche volta il programma cambiava e c'era la grande festa a Villa Igea. Con mia grande sorpresa mi accorsi di essere un'attrazione per molti dei giovanotti presenti e solo perché avevo accento diverso, forse lombardo.
La cosa mi mise a disagio. Mi sentivo più un oggetto che una persona e mi turbava non poter instaurare delle relazioni che andassero oltre il mio essere femmina. Così anche queste meravigliose feste finivano nella solitudine e nella malinconia. Per fortuna, mio fratello interveniva e spesso a trarmi d'impaccio quando qualcuno si impegnava in un corteggiamento troppo insistente. Finì che ebbi voglia di ripartire e questa volta lo feci in nave. Al porto c'era una tale quantità di persone che la situazione mi sembrò ridicola. Mi concentrai su mio fratello e gridavo: «Ti faccio venire presto a casa, convinco il papà, tranquillo!» La Sicilia negli anni 2000. Dal mio secondo viaggio in Sicilia passarono 50 anni. Ma come? Mi ero sposata, avevo due figlie, mi ero laureata in lettere, perché lettere all'Università Cattolica sembrava l'unica via percorribile per una ragazza di famiglia del sud. Ma io facevo tutto con entusiasmo e quindi diventai serenamente professore di ruolo nelle scuole superiori. Costruì con gli allievi un ottimo rapporto e affrontai con loro la crisi del 68. Nel frattempo avevo raggiunto l'indipendenza economica. Mio padre era invecchiato e vedeva le cose diversamente. Mio fratello non si sarebbe mai laureato in medicina e allora io, con uno sforzo non indifferente, aggiunsi al lavoro, alla cura delle bambine, lo studio della medicina e mi laureai nei canonici 6 anni. Corro sul racconto di questi lunghi 50 anni che per me volarono tenendomi immensa nella relazione con gli allievi, nella relazione con i pazienti, nella cura della famiglia, dove portavo tutta la sicilianità che avevo interiorizzato, senza rendermene conto, solo sentendomi diversa. Quando arrivai alla pensione, riaffiorarono le nostalgie, i ricordi, e volli concedermi un viaggio in Sicilia. Temevo che sarebbe stato l'ultimo. Molti miei parenti non c'erano più, le case, i terreni non c'erano più e soprattutto non c'erano gli anelli fondanti del mio legame con l'isola, mio padre e mia madre. Partì con mio marito e feci un viaggio da turista. Vidi tutte quelle bellezze che nessuno ancora mi aveva fatto conoscere. Soggiornammo a Villa Igea, a Palermo, dove erano arrivati con le navi veloci e quindi ci eravamo portati anche la nostra automobile. Vidi Monreale, Cefalù, Siracusa e le sue rovine, Noto e il traffico di Catania, le suggestioni di Piazza Armerina, Erice, il mare di Trapani. Ma mi mancava la mia Sicilia, fatta di volti, di abbracci, di storie, di ricordi familiari. Allora voglio andare a Enna. Mio marito non amava essere inserito in pranzi e visite di famiglia, così scendemmo in albergo. L'albergatore però notò il mio cognome, parlò con il precario che conosceva e disse loro che forse c'era una loro parente nel suo albergo. Subito i parenti di mio padre, che ancora ricordavano i suoi ultimi viaggi in Sicilia, le cene al Belvedere, che era stato l'albergo della nostra famiglia, dove io ero nata, si attirarono per farmi conoscere tutti i parenti, ancora raggiungibili a Enna. Andai sola al loro invito. Mio marito non avrebbe potuto reggerlo. Invece io sapevo di ritrovare quel calore di cui ero digiunta da tanto tempo. Trovai una tavola imbandita con i sapori della Sicilia, che erano quelli della cucina di mia madre. Trovai parenti anziani, di cui avevo qualche ricordo, e molti giovani ragazzi che volevano conoscere la vecchia zia venuta da Milano. E non mostravano noia o fastidio per quel salotto pieno di gente e di ricordi. Mi regalarono un libro di cucina siciliana che conservo gelosamente, perché contiene ricette, ma anche aneddoti, storia dell'isola. Uscì commossa nella piazza di Enna, che mi sembrò molto simile a quella di Petra Persia, solo più grande e un po' in discesa. Era piena di gente, soprattutto giovani, che mi sembravano più vivaci, meno tristi di quelli che avevo osservato al paese. Ma forse
A Pietra Persia io ero quindicenne e in sintonia con quei giovani. Ora avevo lo sguardo della vecchiaia che osserva la bellezza e non vede la malinconia della gioventù. Passai davanti al belvedere e mi attardai per guardare, ma subito qualcuno, un custode, non so, volle sapere chi ero e volle regalarmi alcune fotografie che rientravano le stanze interne dell'albergo di mio padre. I cassonetti dei soffitti dipinti, le specchiere enormi. Questa era la mia Sicilia. Barocco, splendore, decadenza, vita, bellezza, malinconia. 2013. Ora, gli anni e gli impegni verso la famiglia mi tengono prigioniera e temo di non rivedere più la Sicilia. Per questo seguo appassionatamente in televisione il commissario Montalbano, perché quei filmati mi danno i paesaggi, i volti, le case dell'isola e rivedo i salotti che si rincorrono nelle case del mio bisnonno, le tende, i pavimenti a mosaico, i lampadari con tanti bracci e i lumi che erano a petrolio e ora solo ornamenti. Rivedo la campagna che sembra Sinopoli, i muretti di pietra delle strade sterrate, i giardini come arancido e le strade dei paesi fatte a scale con le chiese barocche e il mare. Tutto questo mi manca e mi commuove. Salve, sono Silvana Nicotra, volontaria autobiografa Le stelle in tasca. Sono felice di avervi letto un bellissimo brano di Carmela Pregadio, L'isola della malinconia. Sono Anna Antonazzo, volontaria autobiografa, e sono onorata di aver letto questo brano nella biblioteca Vincenzo Bandini di Catania. Sono Francesca Bertino, sono una volontaria autobiografa delle stelle in tasca. Ed è veramente un'emozione leggere dei brani autobiografici. Grazie.